E buonasera un cazzo però Real, diciamo, non per te. Ciao Patarico, ciao Real. È un'ora che combatto un Apple Arcade degli mortacci che ognuno dice. In grandissima amicizia, eh. I vostri. Cioè, non ho capito se mi hanno reso loro un cavo da software inutilizzabile. Voglio ammazzarli. Allora, intanto vediamo. Ringraziamo. Però l'hai presa bene. Ciao Malavolante, ciao Iaci. Beh, è un'ora che sto litigando. Salutiamo Spocky, Scary Christmas, Rashmon, Prosexor, Tarktan, che addirittura ha fatto l'abbonamento, ed Andre Blow per il follow. Ma anche Matteonzio e Sarchemone 2 no, me lo ricordo. Detto questo, devo un po' cambiare, perché adesso cosa sto facendo, visto che il cavo non funziona più? Sto provando a usare il mirroring dell'iPad. Allora, vediamo un po' perché già lo vedo morto. Perché secondo me sto mirroring si tipo toglie. No, l'only screen mi dà. Vediamo, è nel trial gratuito. È la gente che ha messo il follow. Esatto, sì, inclusivo, vada, non fare il mostro. Allora, voi non potete vedere niente, ma al momento non vedo niente anch'io, è la cosa un po' più drammatica, perché lui vede lo screen, dovrebbe essere a posto, un minuto fa era a posto, ora si è spento. Intanto se avete una soluzione migliore di long screen. Sì, perché sto proprio fallendo alla grande adesso, peggio di come prevedevo, perché long screen funzionava, ma era proprio smarmellato brutto. A quanti follower stai? Sai che non lo so perché non lo fa vedere più? 1239. Allora, però concentriamoci un attimino su questa cosa. Io direi che lo spengiamo l'on screen. Ah, ok. E lo proviamo a riaccendere. Perfetto. Eccolo qua. Si era tolto. E io lo vedo. Un po' smarmellato perché funziona con la connessione. Infatti, dal letto sta cosa non mi riesce mai. Apple Arcade. Proviamo a mettergli l'applicazione a questo punto. Cattura finestra. Fonte multimediale, testo, acquisizione di audio, scena, acquisizione di audio in entrata, cattura schermo. Credo sia a cattura finestra. Vediamo un po' cosa mi dà. Ho detto che testavo con voi perché è un'ora che ci sto impazzendo. Il cavo l'altra volta funzionava, oggi non funziona più. Ok, aggiungiamone una nuova. No, 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 no. Ok. No, non ti spengere tu per favore. iPad, mettiamo. Lonely. Aggiungi fonte. Vediamo se riesco a prenderla. Da qua, l'on screen ce l'abbiamo però, eh? Attenzione, attenzione, la vede. Ok. Devo solo sistemarvela. È un po' smarmellata, vero? Ma neanche tanto in realtà, eh. L'ho provata a usare una roba su Amazon Fire Stick, uguale, però sta con che, no, come adesso, col wifi praticamente, ed è un mezzo disastro. Perché pure il porno non riesco a vederlo, mi dice sempre che la connessione non è buona. Allora, vediamo un po'. Forse non ho fallito, caro Idi, che fingi di potermi vedere fallire. Ora, se lo mettiamo, non ti spengere tu maledetto, se lo mettiamo sotto Arcade Logo, no. Ethernet, webcam, chat, come l'ho chiamato? Questo iPad? Ok. Sotto iPad, così? No, fail, brutto. Perché ti sei spento? Lonely maledetto. Ok, adesso funziona in modo clamoroso. Però sta sopra, fa schifo, scusa, eh. Voi scrivete gente, ciao Dolosezio! Ce la facciamo, ce la facciamo. Allora, scusa, questo è l'iPad? Sì, quindi deve andare semplicemente qua sotto. Perché non si spenge se va là sotto sto fio di. Ah! No, no, ce l'ho, ce l'ho, c'ho la soluzione. Ok, quindi diciamo che a questo momento ci siamo. Poi attivo il pad e possiamo partire con questo Apple Arcade Round 3. Non ho fallito, signori, non ho fallito. Fa un po' cagare come soluzione, però. Vediamo come si vedono i giochi. Se fa proprio schifo, spengiamo. Vi ricordo però che alle 21 ci becchiamo Red Dead 2 in super grafica della Super Madò. Poi
Tra l'altro questo secondo me è ottimo proprio per giocare sul monitor PC, solo che la prova è corta, poi si paga. Io non voglio pagarla sta cosa. Vabbè, allora, Mosaic l'ho finito, quindi non posso farvelo vedere. Però direi che partiamo a bomba con un gioco che aspettavo pure un pochino. Vediamolo, Yaga. L'audio dove lo dovrei sentire secondo voi? Ok, no, si sente tutto molto bene per il momento. Se mi permettessi di suggerire di ingrandire la pala per avere meno spazio sprecato. Sai che Antonio non lo faccio per avere. Capito? Però sì, potrei anche farlo, guarda. Lo faccio per te, Antonio. Se adesso va a puttana è tutta colpa tua, però. Allora, iPad. Che ci ha fatto, ricordiamolo, il nostro carissimo amico Cippino. iPad. Un problema però, Antonio, onestamente. Non voglio dirti che mi stai infastidendo. Quanto lo vuoi grande, Antonio? Tipo così. Però non si vede la mia super grafica, scusa. Allora, facciamo così. Visto che vogliamo far felice Antonio, facciamolo, però poi piange il nostro amico. Trasforma adatta allo schermo. Però secondo me piange Cippino, ma l'hai fatto piangere tu. Oddio, come si è messo adesso secondo me? Perché si. Ah, Arcade lo possiamo togliere. Togliamo tutto allora. Tutta la mia grafica, allora togliamolo. Arcade logo. Ok. Forse si è messo però. No, in teoria dovrebbe essere buono però. E allora abbandoniamo il bello. Infatti, che palle. E allora abbandoniamo il bello. Noi non sentiamo il gioco? Ah, voi non sentite. Perché non sentite il gioco? Scusa, l'auricolare. Dovreste sentirlo voi. Adesso è molto basso, però. Ah, no, un po' a 7, come no? Lo vedo. E gli aci, non mentire. Continuare? No, voglio iniziare, non ho mai giocato. Mai fatto partire Well sto gioco. met, my dears. Well met indeed. Tanto non sai che l'ho giocato in inglese e dopo ho scoperto che c'era anche l'italiano. Sono d'accordo, Cippino, è Antonio il mostro. Cippino capirà. Ciao Storm, grande! 21 mesi! No, non mi voglio abbonare, Lonnie, rompi le palle. The rightful Tsar had failed my test. Lo He was so, Ayashi, hai unkind, ragione. just like Forse the adesso è pure rest. troppo alto, He sai. said to me, "Leave, ugly hag," when all I did was ask for bread. And as his guards drove me away, I laid my curse, and he heard me say, "Oh, I shall leave, but hear this from me. How you treat others, treated you'll be. Però voi non state vedendo tutto, secondo me, Will be around when your throne turns to muck. eh. Secondo me c'è un bug By sta your cosa. own command, all of your tsardom will turn into sand. So ever since then, he searched every day to find the unlucky. And send him away. Ora non so se è centrato al 100%. A man with no charm. Ivan the Blacksmith. Ivan il Fabbro? Sì, erano tagliati completamente i sottotitoli. Ora è perfetto. Perché l'iPad secondo me c'ha un formato diverso dal 16 noni. Sarà tipo boh. Cippino, tu che ne sai? Che formato c'ha l'iPad? Perde frame a manetta, OBS, qui stream, non me lo dice. Mi dà perdita zero. Però guarda, Cippino, stiamo facendo neanche con attacco diretto. Sto facendo con il mirroring. L'iPad è 4 terzi, ah, ok. Sto facendo con il mirroring. Capisci che è un dramma? Anzi, che funziona. Però non funzionava col power, cavolo, ormai ci avevo perso un'ora. Fabbro, sì, mio signore, io ho un nome.
No, sì, mio signore, schiavo. Come funziona con i miei clienti? Broken swords, bent nails, splintered helmets, crumbled wheels. Everything you create shatters to dust, and you bring misfortune upon us all. Sì, io non mai, neanche me ne sono accorto, Iace, che ha un 4 terzi, penso. Quindi figurati. Tutto quello che si sbriciola le porti la tua sfortuna su di noi. Un bel giorno ero a casa con la mia nonnina. E lei mi ha rotto il capo, voglio provarlo, non voglio giocarlo adesso. My needles broke again. Sure, Bubba. I'll make you a couple so strong you'll be able to weave chains with them. Be careful, Ivan. Do not worry. If there's misfortune in the world, I haven't. Guarda, si vede abbastanza bene sto mirrorino. Scrubs, che bello, Scrubs. Lo sto rivedendo. Sono arrivato già. Sono partito dalla terza e sto finendo la quarta. Perché la seconda non c'è, quindi non mandava di partire dalla prima. Ma quanto cazzo è bello. Vado proprio in overdose la sera. Cioè metto un episodio e poi ne vedo 8. Later that day, I was going through a beautiful forest. Little did I know what would follow. My way was blocked. I had to smash through using my hammer. Riesco a giocare anche molto meglio così direttamente sul monitor grande. Devo trovare assolutamente una soluzione non costosa, però. Ah, schivare. Wild animals were upon me. I got ready for the fight. Un po' palloso l'inizio. Dovrebbe essere questo gioco qua, fondamentalmente, di combattere in continuazione, ma funziona bene, però. Non vedo energia o sbaglio? Forse perché è il tutorial. Tired from the fight, I approached a clearing. Bad fate was waiting for me there. Tanto ho raccontato un po' stile Bastion. Ciao Sippo. Ciao grande Splash. Te l'ho detto anche l'altra volta che la seconda c'è, l'ho rivista tutta. Ah, grande Splash, scusami. Non avevo letto. Scusa, io ho visto 1-3. Bad luck. Su Amazon Prime? Adesso mi rompi il cervello. Troppe chiacchiere però, Ah, attenzione, c'è anche addirittura... Un po' Dark Souls, eh? Ormai qualsiasi gioco con una schivata è Dark Souls. I had grown tired from the fight. I swung my hammer with my might, and when I nearly hit her head, she laughed at me, and it broke instead. So I ran away. I had no time to stop and pray, and in my path fixed in a tree, a golden apple. Tra l'altro, anche la traduzione in italiano. But as I grabbed and said, "What luck!" I realized my hand was tutta in rima. And then she raised her deadly knife and tried to rob me of my life. But as she swung with evil charm, rima baciata però, and she chopped my arm. She grabbed it and she said, "How sweet!" And so I got up on my feet. I started running, dripping blood. Well, not a drip, it was a flood. But right behind I heard a crash, and then I fell down with a splash. As I blacked out, I heard a shout, "This one is mine now, you get out!" Molto bello il testo. All'inizio avevo sbagliato e non c'è. All'inizio avevano sbagliato e non c'era, poi hanno rimediato. Ah, ok. Però si stronzi solo sub inglese, eppure fatti abbastanza col culo da quel punto di vista. Netflix è un amante. Ah, sì, Amazon Prime per i sottotitoli è un disastro. Vabbè, non mi sembra però una roba che giocherei, onestamente. Go now, Richard. Sì, notevole il lavoro della traduzione, scocciatura. Hai dovuto tradurre prima? Sì, però molto bello, dai, Anto. Gli ultimi pad hanno rapporti di risoluzione piuttosto strani, dice Ria. Antonio, ma posso farti una... No, posso domandartelo, tu non mi rispondi. Scusami, è Dead Stranding, non l'avete fatto voi? Guardate che è bello tutto però questo gioco,
Ah beh, ok, certo. I heard what happened. That what would you? Though it seems impossible, I must. Listen. Ma lui senza un braccio? Mi son perso che perdeva un braccio. I will go to Baba Yaga. I am glad you are listening. It is said. Ok. E dai! Un osso putrefatto, no. Ok, ah, è nero quello che scelgo. Sì, non ha una chiave questa cosa. Mi piace anche esteticamente, però mi sembra una roba tipo Children of Morta, cioè. Solo che è più bello da vedere e da leggere, eh. Good day, Ivan. Però poi gli fanno voglia giocare adesso, ma tutto la palla. La giusta gratis. Of course. I'll just. Oh great. Let's see the blacksmith at work. Ma sono io il fabbro, è vero. The spade is much better now. It will still. Now that you've helped. Ma soprattutto Antonio l'ha visto il trailer di Death Stranding. Bellissima puntata ieri di Serino da Gualone, eh. È stato molto divertente, ha detto un sacco di cose. È la solita zuppa, solo che ha lo stile russo, che è un po' diverso dal solito. Ma è confermato il rumore che Death Stranding c'è Tafaz. Anto, sì. Però è anche bello da vedere, secondo me poi è bello anche da leggere per il momento. Che io vedi. Però non mi sta a far giocare, mi ha rotto già i coglioni e non ce ne frega niente. Quindi andiamo avanti, continuare, cambia storia, aiuto opzioni. Soprattutto non so come uscire da sto gioco. Vabbè, guarda, facciamo così, molto easy, e lo togliamo dalla lista. Anche se era in fascia 1. Adesso ce ne vediamo un altro prima di vedere Mindful Garden. Sono molto curioso. Eccolo qua, Life Like. Una roba, adesso la butto un po' alta, tipo Electroplankton, secondo me. Era quello lo stile russo, Baba Yaga, folklore slavo e così via. Allora, qui intanto solo Nesclin continua a chiedermi se voglio abbonarmi e io non vorrei. Ah, poi andiamo anche a vedere se ce ne sono di nuovi insieme a voi, perché forse è uscito qualcos'altro. Se continuano ad aggiungerne quanto adesso è il servizio della vita, secondo me. Mi danno continuata 4 giochi ogni settimana o 10 giorni, è veramente fuori di testa. Allora, vediamo un po'. Electroplankton, bellissimo sulla carta, ma mi sono spappolato le palle. Voglio essere onesto con voi. Tengo premuto e si è fatto il cerchio. E ne ho fatto uno. Ma qua funziona diversamente, però. Forse devo premere velocemente? Lifelike birichino. Ah, forse non premo e coloro tutto di giallo? Tua. È abbastanza incontrollabile dentro, eh? Ah, se provo a fare dei movimenti veloci se lo perde proprio. Con i bottoni non funziona niente. Electroplankton era un esperimento molto interessante, peccato nel tempo abbiamo preso quella vena sperimentale, che aveva perso quella vena sperimentale che aveva in quel periodo. Beh, con 3DS nel primo momento sperimentavano tutti un botto con sto pennino, eh. Adesso è diventata una consuetudine, ma fece uscire Yoshi Touch, bellissimo, ma uscì anche Pac Pix di Namco, che secondo me è una delle robe per 3DS più belle di sempre.
Era roba bella, idee nuove, facevi cose. Niente, non lo capisco sta roba. Questo invece pare la stessa cosa, ma non si capisce che devo fare. È un gioco di toccare le palle. Sembrerebbe, bravo, sembra una buona definizione. Ma forse quelli non devo far niente? Vabbè, ma non è che ci ha rotto cerca. Dai, su, via. Siamo qui, ci abbiamo provato tante lob. Elimina app. Elimina. Allora, io questo non mi ricordo se ve l'ho fatto provare in realtà. Tint, io l'ho finito però. Tint è uno di quelli che ho finito, quindi via Tint. L'ho fatto vedere Pinball Wizard, un pochino l'ho giocato, in realtà me lo sono un po' scordato. Andiamo a vedere se c'è della cosa, così mai la scarichiamo man mano. Apple Arcade. 9 arrivi. Allora, questo l'avevo visto, Mosaic l'ho giocato, questo l'avevo visto. Questo mi fa cagare, questo mi fa cagare. Yaga, abbiamo visto, era secondo me molto bello. Anto, tu l'hai visto Pilgrims? Te lo faccio vedere, te lo faccio solo per te se ti interessa, Antonio. Se l'hai visto lo butto. Che io l'ho provato, non è per me, ma era molto carina secondo me l'idea. Proviamo Mindful Garden, che è l'altro titolo che ho messo in fascia 1. Oceanhorn 2 l'ho provato monovolante nel primo round di Apple Arcade. Non è una roba che voglio giocare in portatile, onestamente. È proprio un gioco classico. Antonio, è l'avventura grafica di Amanita? Quelli di Machinarium. Però fatta con le carte. È uscito anche su Steam dopo. Qui intanto c'è un bellissimo schermo grigio. Notevole. Anche su iPad però, Però a Mindful Garden l'avevo provato io. Vabbè, deve essere successo qualcosa male con Mindful Garden. Riproviamo. Dai. Ma sai che forse anche la prima volta ci ha messo 8 ore e devo aspettare? Diamogli tempo, diamogli tempo. Questo era uno di quei giochi che aspettavo molto su PC. No, crasha. Pessimo. Con l'aggiornamento 13.3 crasha. No, attenzione, è partito. Bravissimi, però non nelle mie corde, il loro stile piacciono molto da vedere, ma poco da giocare. Allora, io vorrei ricominciarlo se è possibile, guarda, più che continuare. New game, perfetto. Dottore, ma che pad è quello più... Oh, sai che non me lo ricordo, Sippo? Dovrebbe essere un Air 2? Non è il Pro, sicuramente, ma non è neanche il più economico, onestamente. Allora, vediamo un po' dalla scala RT. Ti sposti? Ok. Sai che non sto capendo. Cosa sposta lui? Il colore? Oh, che sembrerebbe le pareti. Tanto l'avevo provato con touchscreen e non mi ricordo tutti questi problemi all'inizio. Qui non ci va, quindi lì c'è una parete colorata. Quella però non è colorata, perché lui ci va? Ok, faccio le scale. Dramma? Allora. Ah, ok, vedi che questa volta me l'ha dato. Ho sbagliato tasto. Sono
Esattamente lui cosa sposta? Credo il colore. Vabbè. Qui c'era una prima, l'ho vista. L più LT, cosa facciamo? Ok, sto cominciando a padroneggiare il sistema. Molto bene. Però è da una roba da vomito così a che croce. Devo solo spostarlo. E Yaci, occhio che tu lo soffri questo, eh? Fosse disponibile anche in bar, sarebbe uno spettacolo per ucciderti, chiaramente. Gioco che non sto capendo. Ma in realtà vai sulle pareti cliccando, poi apri porte. Io lo sto padroneggiando senza averlo capito, manovolante. Pensa quanto diavolo sono avanti. Tipo qua, clicco sul soffitto. No, devi cliccare a gradoni. Una parete per volta, banalmente. Ovviamente è più semplice di quanto sembra. Però per voi, secondo me, è un disastro. Confermatevelo che ve lo tolgo, dai. Non voglio farvi del male, onestamente. Tanto ho scritto parole meravigliose su di voi oggi, su Rincast. Mi serve il cubo rosso, che sarà quello, immagino. Mi faccio no. Ok. Su questa splendida community che apprezzo e rispetto e amo. Allora, qua è più complesso, perché sta venendo a me da vomitare, ragazzi, un problema. Faccio questo e poi ce ne andiamo da questo giochino pazzo. Ah, Lonely. Sì, no, sto cominciando a soffrire io, figurati. Altro che War. Questo non me lo fa prendere più, però. Perché non me l'ho fatto prendere prima? Te lo fa prendere solo in determinati punti. Ok, quindi io devo fare questa cosa e questo incredibilmente ce l'abbiamo fatta. Al momento sembra pure abbastanza easy, in realtà. Mi sembra chiaro che tu abbia bevuto, ti viene da vomitare e parli bene di noi tutti. Vabbè, ma insomma, io vi ho dimostrato sempre dell'affetto, eh. Ci sono minchie peggiori nell'universo, io. Tanto adesso sto cominciando anche a vincere a fantacalcio, quindi perché dovrei odiare? Molto bello da vedere, insomma, però. Insomma, qui mi sa che era però la strada che ho fatto prima. C'è una roba da girarti sulla testa, se ne scemi. C'ho il sudore, ma non dico stupidaggine. No, sai che non era, era quella stata giusta. Eh sì, questa avrà qua. Ho fatto una stupidaggine. Ok, diciamo che sono entrato qua, perfetto. Vede pareti che diventano soffitte. Ok, ma dove vado qua? Ancora qua. Ok. Sì, dai, tutta la roba di girarti sulla testa. Pazzi. Pazzi completi. Vabbè, l'abbiamo visto però. Non lo odio, ma sto male. E quindi anche no. Allora, Pilgrim per Antonio.
Questo però, Antonio, secondo me ti innamori e te lo compri. Anche perché costa una stupidaggine su Steam. E secondo me è proprio roba tua. Allora, però vorrei ricominciare da capo. Continua a realizzare una nuova partita. Mamma mia, però, sempre me la danno, no? Adam, dobrý. Já nemám. Já tam. Tak díky. Já vynáším. Já vám. Hala. Spudek. A piky. No, tady. Ma ho messo nuova partita perché mi ha chiesto. No, questa non è nuova partita, questi sono i miei oggetti. Fottiti. Nuova partita. Lui è senza soldi. Faccio vedere la scenetta. Sì, è meraviglioso, vai. Ma guarda che bella anche l'idea dell'avventura grafica con le carte, è carina. C'è la carta dell'omino, quindi non puoi fare grandi cose. Quindi metti la carta e lui esce. Queste ovviamente sono tutte animazioni che puoi far saltare. Mappa. E poi te ne vai in giro. Lui vuole delle tipo patate. Io qua mi sa che non posso fare moltissimo. Però è bello perché ogni oggetto che usi succedono delle varie cose. Quando non serve, vedi, te li dà la carta. Quindi qua non passa. Non vedo più il modo per muovermi. Ah, ok. Quindi qua no. Dai, tu aspetta che muovi il primo enigma di emozioni. Ma perché mi perdo la manina, però? Ah, con Y vado avanti. La pentola. Allora, se proviamo a mettere la pentola qua, la mette sul fuoco. Ci mettiamo le castagne. Mi voglio la mia pentola. Se va sul fuoco, niente. Ciao vecchia. Hello. Ah, hi. Vuole l'uccellino? È tristito. Ok, vuole l'uccello, se no non andiamo. Ah, perché quei controlli fa un po' strano, cioè ti dà le carte invece che il puntatore, vedi? E dagli l'uccello alla vecchia, dice Bruce. Attenzione, ci ho messo dell'acqua. No.
Ah no, c'è l'acqua, buono. Molto buono. Allora, quindi magari andiamo a scaldare l'acqua. O posso andare anche qua? No. C'era una casetta però che mi ricordo io all'inizio, perché non la trovo. Yep. C'ero mezzo sperato. Questa cosa non mi servirà a niente. Noi perdo una casina con... Ah ok, qua posso andare. Vabbè, c'ho quella adesso, ci provo. Queste da cuocere, secondo me. Cosa sono, patate? Vedi, quell'oggetto che invece non serve più si toglie dalla lista. È proprio carina sta cosa, guarda. Quindi adesso vado a cuocere le patate sul fuoco e poi le porto a Gigino. Mi sta piacendo più di quando l'ho provato l'altra volta. Un gioco non per me, perché secondo me qua diventa un po' cervellotico. Patata un po'. Eccole. Genio. E ora la andiamo a portare al boscaiolo. Ciao amico. Perché quelli sono all'inizio, scegli il personaggio. Perché se ce n'hai più di uno, scegli con quale interagire. Ero arrivato a avercene un paio. Tu che mi dai? La pistola mi dà. Eh sì, ma vaffanculo. Io ti ho dato della... Ah, vedi, si è aperta la mappa. E così via andando. Molto 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 simpatico. Qui c'è la vecchia che diventa un personaggio per te, vedi. Non ce l'ho già. Scusa. Ti do una castagna. Sì sì, venduta, lo sapevo. E quindi, una volta venduto Antonio, si può andare avanti. Questo dovevamo fare. Bevete Pilgrim appena potete, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Fascia 2. Questo non me lo ricordo, onestamente. Questi li ho fatti vedere. WCF cos'era? Tanto costa, Antonio, mi sembra 5 euro, 6 euro. Un prezzo assolutamente onesto. Io l'avevo già scartato da non giocarlo. Ah, ok. Questo volevo riprovarlo a giocarmelo. Però a voi ve l'ho fatto vedere. È quello che devi fare col touchscreen alle dita. Andiamo in fascia 3, che ci sono quelli da provare. Ci sono quelli nuovi. Tipo questo, cos'era? A Brave Plan. Ma no, credo non sia questo il titolo. Ah, ecco, The Bradwell Conspiracy. Altro gioco uscito anche su PC. Su Steam lo trovate. Credo sia un Portal. Un inni in prima persona. Visitatore del museo Balcone. Ovviamente pigiando tutto, ma non funziona. Mosaic girava veramente, veramente, veramente
male. Un disastro, ha scattato tutto il tempo malamente. Era molto bello da vedere. Poi un giorno ve ne parlo con calma. Da giocare era peggio della vecchia. Da vedere molto bello. Questa cosa che c'è l'italiano sempre è molto bello. No internal bleeding detected. No fractures detected. No open wounds detected. Larynx damage from smoke inhalation detected. Speech will not be possible. Please do not attempt to speak. Movement assessment protocol activated. Please move forward to get up. Premi L in avanti per assalti. Fino a qua. Molto cotto qua. Thank you. Please look around. Usa L per guardarti. Thank you. Please move to the designated point. Il punto designato. Dove sarebbe altro? Thank you. Please move quickly to the designated point. R2, da quant'è che non so se è R2? Thank you. Please crouch down and move to the designated point. Please stand up again. Thank you, and apologies for any loss of dignity. Movement assessment complete. Probability of survival high. Please proceed immediately to the main entrance. Da guardare è orribile, cioè sembra vecchissimo. Chi mi ha detto che me lo son perso? Vai verso l'entrata? Main entrance locked down. We apologize for any inconvenience. Attempting to establish network communication with emergency services. Connection failed. Broadcasting emergency distress signal on alternative channels. Please proceed to emergency exit 2 in the north wing stairwell. Premi Y per lasciare il tuo feed attività. Ah, ottimo. Proceda verso l'uscita emergendo prendendo la scala nell'ala nord. Scanning radio frequencies. We're coming live from the Bradwell Stonehenge Museum, where the situation appears to be escalating. As I speak, we're being pushed farther back by emergency service workers. Indeed, tonight's public celebration for Bradwell's Clean Water Initiative milestone has turned into a public crisis. An explosion occurred at 7:45 p.m. Fully evacuated with no major injuries or fatalities. But with so many VIPs in attendance tonight, there is already speculation about terrorist involvement, especially given the Bradwell's history. Almost 11 years ago, three members of the Bradwell family were killed at the British consulate in Belgium in 2015. The mass movement, a left-wing militant group with the stated goal of bringing down 1%. Ancora non si è capito che gioco è. Devo provare ancora Asgard Rot. Invece anti You Fall ho un po' deluso l'altro giorno. È bello, funziona anche bene, però non è quella roba che voglio giocare. Ma mica sarà sta roba in prima persona in cui devo fare trovare il verso, non so. Dammi un puzzle game almeno, eh? Stiamo scherzando. Tanto non ci credo che sul PC l'abbiano fatto uscire, così sarà una roba super castrata per uscire su iOS. Comunque non mi ricordo che forse Mosaic alla fine ai titoli di coda risultava proprio come produttore Apple. Attempting to access door controls. Please wait. Che mi hai detto? Accessing door controls failed. Door offline. Please proceed to emergency exit 3 in museum south wing. C'è un po' macinata però. Stonehenge. C'è proprio Stonehenge là. C'è un museo vicino a Stonehenge? No, non così vicino, è inventata sta cosa. Le foto che vedi di Stonehenge sono nel deserto dei Tartari.
Emergency exit 3 is directly opposite your current location. Please proceed there immediately. Hello? Anyone there? Say something if you're there. I got your distress signal. I'm here to help. Guide detected. Establishing connection. Connection established. Finally! The suspense nearly killed me. You okay? Visitor is unable to answer due to damaged vocal cords from smoke inhalation. Okay. Well, I guess I'll talk. You listen, and maybe we'll both get out of here alive. I think I found our way out. Just gotta open this. Problem is, the door controls on my side aren't responding. Are yours working? Oh, right. You can't talk with the whole vocal fry thing. Wait! Your guide can take photos. Those can be, like, your voice. Guide established permanent photo connection. Photo connection established. Launching tutorial. It's just pressing a button. We don't need... Welcome to the photo tutorial. Your personal Bradwell guide glasses. Va bene su Steam che sia un puzzle game non particolarmente memorabile. Capture and share your favorite moments here at the Bradwell Stonehenge Museum. Siamo tutti accanto, siamo d'accordo. We really don't need a tutorial. Get ready to make memories. Here's how. Press the photo button now to take and share. Piacerebbe che a vederlo un puzzle. Premi R1 per scattare foto. Fai una foto ai comandi della porta. What a great eye! You are a natural. As long as you are connected to the guide network, your photos will be instantly sent to connected friends and family. Snap and share. Shoot! Your door controls aren't online either. Brutto da vedere, cioè. Guide, is there any way to get the power back on? I suggest requesting a member of the museum staff to investigate the relevant distribution board. Great. Up to us then. Okay, let's find that board and get the heck out of here before this whole place drops on us. Go look around and send me photos if you find anything or get stuck. Trova e controlla il quadro di distribuzione. Sarà in maintenance. Tra l'altro non sto giocando Luigi's Mansion per portarvi questo Apple Arcade, carissimi amici. Che mi amate, mi stimate, io amo voi, eh. No, in realtà volevo farla sta cosa today, huh? Voglio provarli più spesso. Allora, secondo me ci siamo vicino. Eccolo qua, guarda. No. Madonna, è veramente brutto da vedere. Premia per interagire con gli oggetti. Oh, ecco il puzzle. Dopo questo puzzle ce ne andiamo, eh. Allora, vediamo. Pensa. Ma quanto sono genio che li risolvo tutti i puzzle. Excellent work. Everything meglio just lit up like a cheap bar on St. Patrick's Day. Quanto hurry back so I can see what's up with the panel. So che tu stai soffrendo, Bruce. Sì, ci ha rotto, dai. Madonna mia. Vabbè, immagino che gli altri siano meglio. Non avevo sentito parlare male, però, eh. Ah, sai cosa ci vediamo adesso? Che potrebbe essere super figo? Questo qua. Le navette spaziali, che sembrava proprio bello. No, per me è proprio male, Anto. Cioè, disinstallato, via. Redout Space Assault. Redout, tra l'altro, credo sia di italiani, eh. Non so se hanno fatto anche questo loro. L'asse Poseidon, capito uno. Volo inaugurale, gioca. Vai. Redout lo provai col caschetto e stavo morendo. Oh. Bravo 1 to Poseidon HQ. We've reached the location. Copy, Bravo 1. Begin scouting the area. Just some Genesis freaks. Sì, questo però era un'altra cosa, Anto. Non è il Wipeout. È uno spin-off, fondamentalmente. Ma scatta malissimo. Fa vedere. Ah, no, scatta anche sui lati direttamente. Enemy drones. Your joystick is on the left. Remember, rookie? Il tuo joystick alla data inizio, ricorda. Very funny. Okay.
mi ha spiegato il tasto per sparare. Controlli. Missili. E infatti io so schiva con RBLB. Rallenta, turbo, movimento. Ah, quindi solo i missili c'ho. C'ho ufficialmente solo i missili. Ma sembrava più bello dalle foto, però. Mi pare stia scattando un attimino meno adesso. No, scatta. Watch out for enemy fire. Cioè, se tieni premuto, vedi, faccio tipo Rez. E che stasera sta dicendo proprio male, non stiamo beccando. Beh, io abbandono. Le manovre le fa praticamente da solo. Attention HQ. Unidentified fighter in the area. Going in pursuit. Double time, Leon. Don't let him get away. Questo è un bel gioco mobile, secondo me, però non è una roba che giocherei mai normalmente. Cioè, si vede pure che è pensato, secondo me, più per il touchscreen che per i controlli. È orribile, però, insomma. Ma riesci a giocare in 4K e streamare con Red Dead Redemption 2? Mai nella vita, credo, con la volante, ma proprio mai. 1440 va benissimo, però, di solito. Non credo riesca a giocarci a 4K in generale. Oddio, guarda, di sì. Potrei far fatica anche a giocarci in 4K, in effetti. Però è un 1440 della Madonna, che fida, di solito va molto meglio. Allora, questo è ancora un D. Sta stallato. Questo non mi ricordo cosa sia. Vediamolo un po'. Quale sono? 18.54. Non abbiamo molto tempo. Allora, questo è verticale. Che si chiama? Nightmare Farm? Per quello che vale, Nvidia consiglia la 2090 Ti per 4K60. Che cazzo è la 2090 Ti, Anto? Ah, 80. Infatti, pensavo fosse una scheda nuova. Allora, la 2080 Ti mi rompe abbastanza il Q. La 2080 no, in realtà, la Ti un po' sì. Però a 30 potrei giocarlo 4K. No, tra l'altro Antonio hanno parlato benissimo dei controlli, eh. Vabbè, poi ce lo vediamo tanto. No, ormai prendo il prossima generazione, dai, ma per giocare a Minecraft RTX. La 2080 Ti di rompere il culo. Sì, sì, la 2080 Ti, sì, la 2080 no, però, eh. Ma sinceramente, tanto io a volte preferisco la super grafica, eh. Se potessi giocare a 40, a 4K, 30 fissi, io sai che sono umile. Salta. Intanto non sto capendo che cosa sto facendo. Oddio mio, ma che è sta roba? Perché l'ho messo ne... Ah, forse perché non sapevo cosa fosse. Ma cos'è? Tanto non muovo il personaggio, che devo fare? Cioè, se clicco con la stellina qua, verso sinistra, lei sposta lo scenario, ma lei come la muovo? Uscire dal gioco? Ancora no. Aggiunte del pisano di novembre, persona 5, l'avevo letto. Tanta roba, secondo me. Comincia a diventare interessante la Station 9, ma secondo me devono fare la mossa coraggiosa. Vabbè, sì, c'è rotto le palle. Devono farla, non so neanche che gioco, non si muove, dai, ma che veramente. Dicevo, serve la mossa coraggiosa di metterci i giochi all'uscita.
soprattutto all'inizio di nuova generazione. Secondo me un po' scema, cioè un po' scema. Chiaro che per lei è difficile prendere questa decisione, però Microsoft mi sembra posizionata meglio al momento. Get Out Skid, che l'avventura abbia inizio. Ah, ma questo l'avevamo visto, mi sa, eh. Perché il prologo l'ho fatto. Chi si ricorda che gioco è? I genitori di Molly Moore morirono in un incidente stradale quando lei aveva 2 anni. Si trasferì in una piccola casa sul lato ovest di Hickory Lane per vivere con la sua bizzarra nonna Ford. La nonna Ford era un capolavoro di bizzarria ed eccentricità. Se c'era un mostro nel tuo armadio, nonna Ford sapeva sempre cosa fare. Vito Spider ha venduto 13 milioni di copie. Dove sta la convenienza per loro? Beh, sì, poi è vero, quello che dici tu è assolutamente sensato. Però se devi andare ad affrontare una nuova generazione e se il mercato va da un'altra parte, se non ti muovi per tempo rischi di prenderlo sui denti. Capisci il punto? Chiaro che Sony non ha nessun interesse, però rischia di lasciare troppo spazio a Microsoft. Una volta alla settimana Molly e il suo cane Mosi si svegliavano nel cuore della notte e si scattaiolavano fuori casa per incontrare il suo solo e unico amico Salim. Di martedì andavano sempre al drive-in capitolo 6. No, capitolo 6. Molly chiamò a loro tre la banda dei Get Out Kids. L'iscrizione era molto esclusiva. Ciao Lesdale! La useranno come ancora di salvataggio questa mossa finché possono, resteranno così. Però lasci, cioè, rischi di dare più spazio a Microsoft all'inizio, che si presenterà meglio con il pass, soprattutto nella fase iniziale con meno giochi di Sony. Ci avrà il cloud, su cui sicuramente è posizionata meglio di Sony, quindi un po'... boh. C'è Xbox, ti fai comunque PC e Xbox insieme... Vediamo, certo, per Sony è complicato, più di Microsoft che chi gliene frega, deve rischiare niente. Il martedì prima di Halloween, Molly e Sam decidono di vedere i Ghostbusters per la terza volta. Xbox parte con almeno anno nel pass. Ma dai, sì, anche con un Forza, sì, sicuro, eh. Forza ha saltato un anno, secondo me ce lo ritroviamo sicuro al lancio del prossimo Xbox. Con il Forza, quello forte, che credo sia quello normale, non l'Horizon. No, non è facile per niente. Vabbè, è una roba narrativa questa, però. Peter è una gran scelta. Troppo narrativo. L'avevo disinstallato questo, a dire il vero. Quindi non è un lancio di merda, eh. Che te lo giochi a 10 euro, tra l'altro, tutti e due. Secondo me, a livello economico, loro sono proprio forti al momento. Vogliamo provare, poi ce ne andiamo, Cat Quest 2, al volo? Che se ne parla un gran bene. Mi pare di non avere altre cose. Effettivamente c'ho da giocare. Forse Neo Cab, perché qui c'è la traduzione in italiano, che su PC non c'era. Però io avevo provato solo la demo. E Manfall Garden, onestamente, non c'ho grandissima voglia per quello che ho visto. Quindi al momento non c'ho da giocare mille cose. Mi servono che mi aggiungano altri giochi. Non funziona il pad improvvisamente. Cioè, veramente, non è supportato il pad. C'era una volta un'arma potente conosciuta come la spada del re. Per molti anni i regni di cani e gatti lottarono per conquistarla. Ma all'improvviso la spada andò in frantumi e il mondo non fu più lo stesso. Ne farete altre partite multiplayer su Luigi? Possibile, Lesdell, ma non so quanto abbia senso al momento. Tocca per iniziare. Niente, non funziona il pad. Fail gioco individuale. Tutto molto bello fino adesso, ma opzioni. Tipo di input control. È un po' fail, però te lo devo mettere, non lo riconosci, Filippina. Ora funziona il pad. Perché in realtà siamo arrivati al boss e non credo ci siano molte cose. Però era carino, secondo me sì, sicuramente un'altra serata ce la facciamo, dai. Peccato che sia solo per 4, però. Dovrei lottare contro lui, ma c'è dentro la sua corruzione. Tuttavia la profezia diceva che sarebbero tornati. Ciao zio! Perché la loro luce potesse risplendere tra le tenebre. Cioè, ripartiti i server di Anthem, zio? Possiamo stare tranquilli? Ci sono i gatti, ma non c'è Stone. Ah, lo sapete che Stone è una gattara orribile? Ma
molto bello anche lo stile. Miei re, siete veramente tornati, la profezia si è avverata. Sono io, Kirri, il nuovo consulente reale. Il mondo è in pericolo, dovete seguirmi. Ci vediamo dall'altra parte. Quindi mi faccio subito un bel dungeonino. Ma credo sia un gioco pensato per la coppa. Livello 1. Caverna dei coraggiosi. Ma dammela. Vestiti da gatto, equipaggio. No, ho fallito. RB LB. Ma che tocco? Ma sei scemo? Funziona una chiavica sta cosa, scusa. Ah, perché RB non mi funziona. No, non va. Porca troia. Sono riuscito a metterlo. Ok. Adesso però devo... Opzioni, proviamo a rimettere controller. Ok. Questa funziona. È un gioco brutto come la morte, però diciamo. Vestiti da cane. Per equipaggiare devo andare nella borsa, però. Il problema. Ok. Ah, è lo stesso vestito. Io non vesto quello a destra, comunque. Maestro, tu che sei... Premiere, c'è Need for Speed già disponibile? Sì, con il preload l'11 però. No, da giocare, eh. Non c'è scritto che posso giocarlo... Che l'11 posso... No, che cazzo dico? Esce l'8. Sai che ho sbagliato data? Aspetta che devo aver fallito qualcosa. Che mi sembra che mi diceva il preload cominciava l'11, ma esce sta settimana, vero? Forse ho sbagliato a leggere la data. Ma una volta sui battle uscivano giochi belli e interessanti, tipo Sword and Sorcery. Non sono Apple Arcade, però. Questo è brutto. Questo è molto brutto. Lo stanno già giocando tutti. Perché ho fallito la data, secondo me. Sapete, avvisi, infatti. Probabilmente ho letto la data al contrario. Need for Speed Hitrax è pronto a giocare, vedi? Sono un pirla. Ero convinto fosse l'8 e ho letto tipo che l'11 scaricavo. Dov'è però? Allora, non è che l'ho scaricato per sbaglio? In pausa, FIFA. Bravo zio, bravo. Però stasera c'è Need for Speed. Oddio, potremmo... No, facciamo Red Dead stasera, dai. Need for Speed non lo vedo però. Origin Access. Ah no, Star Wars avevo messo io. Perché ho sbagliato così con Need for Speed? Che pirla. Star Wars avevo letto io, non... Ma no, non l'ho neanche scaricato. Sto parlando di Star Wars. Need for Speed me l'ero proprio scordato, cazzo. E dire che ci sono andato ieri. Stavo scaricando la roba per il Vito Spass. Vabbè, metto in download. Magari stasera ve li faccio vedere tutti e due. Però dobbiamo far tardi. 30 giga, secondo me ce la faccio nella cena. Tanto vengo alle 22, credo. O alle 21.30 se riesco a liberarmi prima. No, sapete cosa? Vado a cena. No, non ce la faccio. Ciao, zio. Vabbè, Cat Quest io direi che possiamo mollarlo così. Fa abbastanza fail stasera i giochi Apple Arcade, però. Allora, stavo valutando se riuscivo a farvi vedere entrambi. Qui mi dice 5 minuti. No, questa è EA Sport. Porca puttana. Allora, dammi prima questo. 30 giga quanto ci vorrà? Perché se io riesco a scaricarlo per le 20, tra le 20 e le 21 vi faccio vedere Need for Speed. Poi vado alla festa di compleanno. Datti malato. Vabbè, una festa veloce, perché poi fanno la festa con i bambini, ma io non vado. Quindi questa è fatta solo per me, non posso mancare. Due ore... No, non ce la fa 30 giga. Due ore, tre ore ci vogliono. Quindi potremo fare dalle 20 alle 21 Red Dead e poi Need for Speed.
Vabbè, decidiamo un po' insieme. Scrivetemi su Discord cosa ne pensate, dai. Ce ne andiamo a redare il Tanzen, sì, dai, andiamo a redare il Tanzen. Per vederli tutti e due dobbiamo anticipare a subito dopo cena Red Dead, che potrebbe essere fra una mezz'oretta in realtà. Che è già scaricato, mentre scarico Need for Speed però, se non mi dà problemi, e poi ci vediamo Need for Speed Hit alle 22 circa. Ecco il Raid. No, cosa ho scritto? Ah sì, l'ho fatto. Dai, venite, venite, andiamo a fare un raid, un salutino al... Non è Tanzen però, sta giocando Red Dead. Voi salutate e poi non vedetelo, perché è la stessa cosa che vi farò vedere dopo io. Siete solo 10, però non vi ci porto, lo dico. In 10 non vi porto, cattivi. Perché questo odio? Ma siete matti? No, in 10 non ci andiamo. Vabbè, non vi piace. Essere delle persone orribili. Ci si vede a tra pochissimo. Ciao belli. Ciao 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 ciao.